Allora, io stamane, visto che mi annoio e stanotte manco ho dormito, volevo cogliere l'occasione per fare un po' di, tanto togliamo il vinci davanti ai coglioni, di provare sto cazzo di Clefk. Vediamo come va. Allora, questo è un mazzo di Claff. Gioca 3 Claff, 2 Brute Bonnet, un Radiant Sneaver, un Pecharant, un Electrode V, Squawk Ability Exhaust, Luna EX, Lumineon, Fenzandipidi, Iron Bundle per quanto riguarda i Pokémon. La strategia del mazzo è abbastanza semplice. L'attaccante principale è chiaramente Clef, ne giochiamo 3. Clef che cos'è che fa? Con un'energia doppia in colore fa 30 più. Questo Pokémon nel momento in cui è affetto da una condizione speciale infligge 160 danni in più. Come mettiamo questa condizione speciale? Utilizzando e sfruttando l'abilità di Brute Bonnet, che ci dice che una volta durante il nostro turno, se questo Pokémon ha assegnata un Ancient Boost Energy Capsule, puoi avvelenare entrambi i Pokémon attivi. Per cui questo ci procca l'abilità di Claff. In più mette un altro ping da 10 danni che ci è molto utile. Perché? Perché noi non faremo 160, ma bensì sfruttando il Binding Mochi, che ci dice che il Pokémon acquisito da questa carta al momento in cui fosse avvelenato infligge 40 danni in più. Esatto. Questo è sbroccato contro, contro Rorimmon. È sbroccato contro Rorimmon. È sbroccato contro Raging Bolt. Perché? Perché grazie al Mochi e al danno di veleno noi facciamo sempre 2,40. Mentre contro Rorimmon nella versione Baby chiaramente questo ci è poco utile, perché lo shotteremmo indipendentemente che abbiamo assegnato o meno il Binding Mochi. Però noi abbiamo due modi per contrastare Rorimmon EX, perché c'è Sneaslor che dice che durante il nostro turno mettiamo due segnalini di danni in più da veleno. Per cui nel momento in cui Rorimmon switcha in utilizzando l'abilità di Pecharant che lo avvelena e attaccandoci si fa più danno mandandocelo in KO. Bloodmon Ursaluna come finisher, perché con zero energie o al massimo una doppia o un energy jet in base ai premi degli avversari fa 240 danni. Lumineon per andarci a prendere Arwen, per andarci a prendere boss. Infatti noi giochiamo 4 Arwen, che viene da sé una carta item e uno strumento. Noi che cosa pre interessa prenderci? Spesso e volentieri ci andremo a prendere Lancer Booster Capsule nel momento in cui ci dovesse mancare per Brute Bonnet o il Binding Mochi per l'attacco di Clef, e uno strumento che ci può servire in quel frangente. Noi giochiamo 4 Nesbol, 4 Ultra Ball, 3 Tracking Shooter, Switch Card, 2 Night Stretcher, un Eevee Ball, Lost Vacuum e un Secret Box, che ci permette, essendo comunque di essere preso da Arwen, successivamente poi praticamente di setupparci, perché ci dà una supporter, uno strumento, un item, tutto. Giochiamo una Col Restenacity per andarci a prendere la doppia nel qual caso in cui dovessimo missarla. A livello di oggetti vengono da sé 4 Ancient Booster Capsule che ci servono per attivare l'effetto di Brute Bonnet, 3 Mochi per l'attacco di Claff, un Rescue Board perché abbiamo sia Pecharant che dice che durante il calcolo dei danni per veleno mettiamo 6 segnalini danno, che volendo grazie a Sneaver possono addirittura diventare 80 danni a turno solo di veleno, per cui avere una Rescue Board per ritirare ci è molto utile. I Super Effective Glasses che in determinate matchup ci permettono di fare 3 volte tanto il danno da debolezza, soprattutto dove andremo a utilizzare i Glasses nel momento in cui dovessimo trovare contro Charizard DX, tant'è che abbiamo la cover per il tipo buio. Quindi abbiamo Electrode che senza energie fa 100 danni in più per ogni condizione speciale che affligge questo Pokémon. Noi andremo comunque ad avvelenarlo e poi tramite i Glasses fare 300 danni perché, essendo super efficace su Charizard, faremo un danno triplo. Forest Silstone perché giochiamo Lumineon, quindi ci dà l'opzione di andarci a prendere una carta qualsiasi che ci serve, dovesse mancarci l'energia, l'item, il Pokémon, quello che vogliamo chiaramente. Due Town Store che ci permettono una volta per turno di prendere un item, un oggetto, perdonate,
assegnabile dal mazzo e mettercelo in mano, per cui anche qui di nuovo Lancet Booster, il Moshi, il Rescue Board, i Glassis, un Artazon che comunque è sempre utile avere, essendo che noi giochiamo tanti Pokémon base, 4 turbo doppie e una energia jet. Il mazzo è carino, è veloce, è... worka bene. Io pensavo briccasse veramente in modo semplice, invece gira. Detto questo, ci andiamo a provare il signor mazzo e vediamo come si comporta direttamente in game. Uè, Simo, buongiorno Ciccio. Come stai? Io stanotte non ho dormito, quindi sto molto rincoglionito dalla vita. Ok. Una mano. Ma questa è una zanzara. Morta, disintegrata, distrutta, annichilita. Allora, già questa come mano va molto meglio. Buongiorno. Hai visto quanto è bella l'Italia senza Pellegrini? Ma io ripeto, ragazzi, io lo dico da una vita. Pellegrini è meglio quando non gioca e quando gioca. Non è che... purtroppo è così, ma nella Roma è uguale, paradossalmente. Cioè, non... ah, boh, più che altro, già che tu sei qui, in questo età, pure scritto su Discord, se riesci... io, allora, io ho visto che... è che poi non mi ricordavo bene quali erano... se riesci a mandarmi quei famosissimi codici, che non so se sono quelli lì che mi hai mandato al 20 agosto, ma non credo. Ieri stavo per guardare raffreddore e febbre. Beh, ottimo. Non male. Perché questo fatto che abbiamo cominciato a fare i tornei e tutto qua, io ce n'ho ancora assai, per carità, però... allora, questo sta facendo un numero eclatante di mosse. Discord ha staccato le notifiche durante la pandemia. no, immaginavo. Allora. E qua devi mettere per forza il Broski e Sdrogo, Strax. A botte da 20 vedo se riesco. Dai. Vedi tu con nel chill. Questo no. Ma io... io però... io però dico che mano di merda. Allora... io gioco due carrellini di scambio che non ho in mano. Però se io facessi ad esempio così e così, e anche così, ok, metti lui e fai così. Fai così. E in teoria quello muore. Dicevo. Ripeto, sì, cioè nel chill, io tuffo contro Friendzone me la buttate a botte di pure lui 25-30. Giusto perché, ripeto, abbiamo cominciato a fare i tornei, io per almeno penso un paio di settimane, ma fa anche tre forse. Dovrei stare abbastanza nel chill, guarda, te lo dico io quanti ne ho ancora. Ne ho 3, 6, 9, 10, 15, 18, 36, 54, 60, 80, 86, cioè 89. Come vanno? Allora, abbiamo fatto per adesso uno, il primo, proprio questa domenica. Eravamo 50,
54 persone a giocare pure qua in live. Eravamo assai, siamo stati nel chill, quindi molto 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 bello, molto molto interessante. Ma io te l'avevo detto, fra, che dovevo provarlo io sto cazzo di Clefki, cioè Clafk qua, come cazzo si chiama? Claff. Counter catcher del brother. Chiaramente, con due carte, non poteva non avercelo lui. Non poteva. Ma questo coso brutto, che debolezza c'ha? Ah, ma c'è pure debolezza terra. Sì, provo a fare foto di identico codice, ma sono tutti recenti e ciò dovrebbero essere tutti riscattabili. Dai, eh. Lui qua mi fa KO Klefki, onestamente è una scelta un po' sciocca da parte sua, perché io potenzialmente avrei fatto KO il Fungones, però il mio avversario convinto così, lasciamolo nella sua convinzione. Mo', il problema reale della situazione qual è? È che se io non trovo un merito cazzo, non riesco a fare KO. Allora, fai Nestball. E metti lui. Anche io mi sono divertito un po', però boh, mazzi un solo 4 energie doppie, non riesco a farli girare. Questo è sicuramente uno dei gravi problemi, ma che si portano in generale un po' tutti questi tipi di mazzo, no? Cioè il fatto appunto di avere delle risorse estremamente limitate, estremamente limitanti. Oh, mazza e culo. Allora, il togliamo la stadia a lui. C'è anche il nuovo Raging che ha vinto domenica il Regional. Ah, oh, interessevole. Allora dopo ce lo andiamo a spizzare pure a lui. Non l'ho visto purtroppo. Ah, non ho più. No, no, il mortacci tua. Fai così. Allora scegli un item e voglio lui. Uno strumento e ti prendi lui. Artason e una supporter ci andremo a prendere proprio lui per il turno appresso. Ci piace. Lo avveleniamo. E fai 3,40, quindi in teoria dovresti disintegrarlo. Io già che ci sono qua, mi farei lui. 3,40. C'è qualcosa di broken? Ma broken in realtà no. Cioè, non c'è niente che dici, ah, questo è il demone ingiocabile del Sium stellare. In realtà, ci stanno tanti mazzi carini. Cioè, il discorso è che questo meta è un po'. Secondo me c'è il problema di essere un po' piatto là davanti. Cioè, nel senso che sono tutti mazzi, quelli almeno i migliori, i più forti, che fanno un po' tutti, diciamo così, la stessa cosa. Cioè, nel senso che sono degli aggro molto aggressivi, per cui tu vai a vedere che i mazzi migliori adesso c'hai, per esempio, Raging Bolt, che vabbè, non stiamo giocando in questa occasione, ma di solito è quello che porto ai tornei. Raging Bolt, poi c'hai Luna Ruggente, Miraidon che è un po' uscito, ma perché prende sia il cazzo sia da Luna Ruggente che da Raging Bolt, quindi anche questo Terapagos in un qualche modo. Cioè, che sono tutti mazzi molto aggressivi che cercano di attaccare il primo turno. Quindi spesso e volentieri 3,40
te la giochi al lancio della moneta, chi attacca, cioè chi riesce a partire secondo e quindi attaccare per primo e fare per primo i due premi è quello che ha un vantaggio molto considerevole sull'avversario. Per cui in quel senso lì è un meta un po' stanco. Con Paradise Dragona, che è la prossima espansione, questa cosa dovrebbe forse un po' migliorare perché dovrebbe tornare un po' al centro dell'attenzione, per esempio Regidrago, dovrebbe ritornare ancora meglio Gardevoir, purtroppo. Dico purtroppo perché Amazia mi sta profondamente sui coglioni. E per cui posso immaginare che... Ah, questo bastardo. Posso immaginare, insomma, che il meta in quel senso si scuota un po'. Ecco. Vediamo. Mo' per ora è così. Ha il più forte potenzialmente, secondo me, rimane Regimbolt perché è quello più versatile che ha secondo me più matchup a favore potenzialmente. Anche Regidrago sta giocando bene, Regidrago Dragapult sta giocando bene. È da vedere, è da vedere. Per ora la situazione del meta è questa qua, allo stato attuale. Ora io questa partita chiaramente la devo andare a perdere per forza di cose perché ho finito gli switch. L'ultimo dovrebbe stare, io penso, nei premi. Per cui andremo a perdere allegramente questa partita. Però lui mette il bufalo bufalante e fa pure a Yone per non farsi manca niente. Ah, però io ho Orsa Luna. Fermi tutti. C'ho Ursaluna, però... Aspetta, lui c'ha un bufalante solo, quindi in realtà ho vinto uguale Strongest Drago. A me basta fare così. Fai così. Uè, sì, Samu, buongiorno. Fai 2,40 precisi, vabbè, non sbagliate, l'avveleni pure perché... Non sei sicuro di fare KO visto che non so contare a quest'ora. E gli fai 2,40. Prendi gli ultimi due premi e via. Allora, prima partita con il Brother è andata molto bene. Stavamo contro Terapagos e gli abbiamo rotto il culo. Mo' capiamo. Buongiorno, ripeto, buongiorno, buongiorno a tutti. Che mi dite, come va questo uggioso martedì mattina? Almeno qua a Roma c'è il tempo del merda. Chiaramente abbiamo perso il lancio della moneta perché contro Snorlax però lo prende nel culo. No, in realtà contro Snorlax è abbastanza semplice il matchup perché tu c'hai solo Pokémon base, senza abilità, neanche devi metterlo. La questione è che contro Snorlax non devi mettere Brute Bonnet. È quello il fatto. Chiaro poi che se tu parti con una mano di merda, quale è questa, è tutto più difficile. Spiegazione dei mazzi che cade il più spostati. Sì, no, i mazzi vanno spiegati veloci, cioè nel senso io è la parte che nei video skippo quando mi guardo la gente giocare, cioè secondo me ti ho dato l'idea del mazzo, via, vai. Ah, il signor Dweepy. Bella rottura di cazzo. I mazzi vanno vissuti, esatto, cioè capito, devi vedere la violenza i mazzi. Allora, meglio tardi che a buon'ora. Per
qua ti devi prendere per forza Secret Box, perché stai con le pezze al culo. E ti prendi un Ancest Booster per il meme. Allora, qua vuoi fare 1, 2, 3. Fare 1, 2, 3, ti prendi lui per dopo. Ti prendi lui, ti prendi lui e ti pigli... Ah, non c'ho Artazon nei premi. Si gode. Si gode. C'ho Artazon nei premi. Qua io metterei il dottor Claff. E certo, è brutto lasciare lui là davanti, però che cazzo puoi fa? Niente, anzi, sai che fai? Fai così. Fai così. E ti pigli... Ti pigli direttamente... Il broschi. Ti pigli direttamente il broschi. Fai così. Fai così. E fai pure così. Almeno hai attaccato. Però Ultra Ball. Un po' di merda questa mano, però che devi fa? Allora, il problema reale di Dragapult è che secondo me questo mazzo contro Dragapult non può vincere, semplicemente perché non fai KO. Non fai KO con un turno, cioè ti servono due attacchi per buttare giù un Dragapult, quindi secondo me è autoloss praticamente. Anche perché lui poi ti mette 60 danni dietro costantemente. Ah, però lui non attacca. Vengono per vincere e mette Pescian dopo aver hittato Dragapult. Ma non so se basta, però, a livello di danni. Non lo so. Allora, qua facciamo Arven. Qua facciamo Arven e ti prendi per forza di cose Minor Ball. Lui non è riuscito attaccato. Basta? Ok, no, perché mo non, giustamente non mi sono mai fatto i conti precisi. Se mi dici che basta, godo. Però lo fai una volta come giocata. Quello è il problema. Allora, noi ha detto, qua ha detto bene che siamo riusciti già a fare due premi su due Pokémon base. Mo' lui è uscito di coso perché, esatto, chiaramente va a prendere Ertenvest con Arven e attacca. Ok.
Ora chiaramente lui si prende Draclock. Poi se mettendo la Gazzame puoi direttamente quittare. Ah vabbè. Lui mette pure il signor Fenzandividi. Rotom prende Forest Sealstone. Mortacci tua. Questo pure, tutte l'ha trovate, non gliene è mancata una. Non ne ha missata una, il brother. Lui che si va a prendere qua? Si va a prendere... Boh. Ah, se non la prende Draclock, probabilmente. Io prima avrei voluto trovare boss e attaccare direttamente questo bastardo di un Dragapult. Chiaramente boss l'hai trovato col cazzo. Super Road. Si rimette dentro Pidgey, Dusko e Dusknoir. Phantom Dive. Vedi, io che sono un maestro dell'inganno. Perché sono un maestro dell'inganno. Quello lì non gliel'ho messa apposta la capsula. Perché adesso lui col cazzo mi fa KO. Allora, io qua farei Arven. Vediamo intanto se Pecerant c'è o devo prendere la Heavy Ball. Pecerant volendo c'è. Pecerant volendo vi è, quindi io prenderei molto tranquillamente Minor Ball e molto tranquillamente prendi i Glacis che non ti servono. Serve sia Pecerant che Sneasel. Ah, quindi giustamente Pecerant essendo nei premi te lo prendi riccamente. Ah no, ci stanno tutte e due. Ci sono tutti e due. E allora, essendo che tu ce li hai tutti e due, tu fai così. Giustamente mi dimentico sempre che vanno avvelenati. Perché tu qua fai 2-10. Che diventano 2-70. Lui mette energia dietro. Toglie la mia stadio. Ah, ragazzi, alla fine, buono. GG. Impossibile ormai più per noi attaccare. È Sdrogo. No, è nei premi l'ultimo. Mo, a meno che io non facendo KO con lui riesca a trovare quello stadio, ma... è letteralmente impossibile. C'è il vacuum, eh. Dici quantomeno 50% di possibilità. Sì. Lui continua a mettere danni. Ah, dici giustamente, rimette 20 su Pecerant che per noi sarà un 5%. Quello è ovvio. Quello è ovvio. Allora noi gli facciamo KO subito. Perché voglio due premi. E che è successo? Allora. Qua fai così. Oppure...
Com'è che non c'ho la doppia? Se la trovo da loro? Cioè io con la scarpa ho pescato l'altra carta che mi serviva. Cioè, capito? Cioè mi servivano prendere Iron Bundle con la Ultra Ball e la doppia dalle scarpe. Le scarpe mi hanno dato lui. Allora, se io lo switch out, lui mi mette uno qualsiasi di questi imbecilli. E a me non serve a niente per ora. Però Iron Bundle tu glielo metti per mettergli l'ansia. Gli metti l'ansia e ti fai KO questo stupido Manafi. Che... zitto, zitto. Ti fa fa un premio. Che non ti serve a molto se non per prendere lui e sperare che sia una carta utile. Squacqua Billy, ottimo. Che culo. Mo il discorso qual è? È che se io non trovo una doppia, è finita. Capisci? Se io non trovo una doppia, è finita. Perché io posso fare Iron e Strongos. C'è Fez ancora? Sì. Volendo sì. Phantom Dive. Allora, se io trovo la doppia, ho vinto. È tutto lì. Perché se io trovo la doppia, faccio KO su uno dei due broschi. E amen. Devi trovare la doppia, però. Scarti Squacqua Billy e la tavola da cazzo e c'è Fesandipiti. Mo Fesandipiti dovrebbe darti una doppia. Te la darà mai secondo te? Lo scopriremo. Chiaramente no. Chiaramente no. Devi prendere le scarpe. Fare così. Ah, non ho più Pokémon nel mazzo. Ottimo. Vai. Energia jet. No, non mi serve l'energia jet. Oh. Che culo, ho visto metà mazzo. In realtà energia... Sì, in realtà sì, era uguale. Ci ho pensato, Però ho detto... Vaffanculo. Cioè, ci ho pensato dopo che è passata davanti l'occasione. E ho detto, vaffanculo, no, voglio la doppia. Ah, Luminion c'era come ultima carta. Per la scena, esatto. Per il content, per il content. Per il content. Allora... Da come si era messa la situazione? Non pensavo di poter vincere e
E il mazzo, cioè, ha girato il mazzo incredibilmente, cioè, c'ha delle risposte che non mi aspettavo potesse avere, se devo essere onesto. E l'unica cosa che voglio andare a modificare.